Piero Angela è uno dei conduttori TV più stimati di sempre. Ospite per i suoi 90 anni a Che Tempo Che Fa, Angela ha confessato una fantasia nascosta. Ecco cosa ha rivelato a Fabio Fazio. Una fantasia, quella di Piero Angela, decisamente molto comune. Il conduttore vorrebbe vivere molto a lungo e sperare di poter essere ancora attivo nonostante il tempo che passa inesorabile. Piero Angela e la sua trasgressione. Manca meno di una settimana al suo grande evento, ma Piero Angela ha deciso di festeggiare i suoi primi e orgogliosissimi 90 anni in anteprima a Che Tempo Che Fa, dove è stato ospite nella puntata del 16 dicembre. Il leggendario divulgatore scientifico, spesso paragonato al mitico maestro Manzi e osannato per il suo modo di parlare di scienza in modo comprensibile anche a chi non ha una cultura immensa, ha dato di sé un ritratto pressoché inedito su Rai 1 e si è divertito non poco durante l'intervista con Fabio Fazio. Ecco cosa ha detto in diretta. La confessione di Angela diventa virale. Tra una imitazione di Buongiorno e una linguaccia alla Einstein, a Che Tempo Che Fa, il grande Piero Angela ha confessato un desiderio piuttosto trasgressivo. Vorrei arrivarci a 200 anni. Ma in motocicletta e con una bella bionda sul sellino posteriore. Una confessione, in diretta, che non poteva che scatenare ilarità nel pubblico. Molti telespettatori hanno riso, ma in fondo sono molti a pensarla con il grande Angela. Chi non vorrebbe vivere oltre i 200 anni con la forza di un 30enne? È il sogno dell'uomo di oggi, una vita più lunga, sana e serena. Noi gli auguriamo di vivere il resto degli anni esattamente come si augura. Piero Angela è il simbolo di una Italia che tiene ancora alla cultura e che ama la sua storia e le sue origini. Tanti auguri.